L'impegno per edificare l'unità deve toccare ciascuno di noi. Non è qualcosa che si deve risolvere dall'alto, semplicemente, ma deve partire, deve toccare da ciascuno di noi. E non è qualcosa che dobbiamo pensare, su cui dobbiamo riflettere, dobbiamo pregare solo in questa solenne settimana, che si concluderà con la festa della conversione dell'Apostolo Paolo il 25 gennaio prossimo. La nostra preghiera per l'unità deve essere costante e sincera, sempre. Ognuno deve avvertire il disagio di questa controtestimonianza che noi diamo al mondo, con questa divisione, ed invocare appunto il dono dell'unità dei fedeli cristiani. E allora, fratelli e sorelle, da soli forse non ce la possiamo mai fare. Chiediamo la forza e il coraggio dallo Spirito Santo, perché anche la nostra testimonianza di sequela di Cristo, di vita cristiana, diventi luce di salvezza e di speranza per il mondo intero. Così speriamo e così siamo.